Per fortuna ai tempi del Covid i bambini continuano a nascere e noi abbiamo la certezza che questa attività non smette nemmeno in un momento così drammatico. Il miracolo della vita per fortuna se ne infischia del coronavirus. Le neomamme al tempo del Covid-19 però vivono indubbiamente in maniera diversa questo momento così speciale. All'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, ospedale Covid, ci sono percorsi separati per tutelare tutti. La nostra azienda ha strutturato dei percorsi basati su dei livelli assistenziali in maniera tale di avere la certezza e la sicurezza per tutte le donne che si rivolgono ai nostri punti nascita di avere dei percorsi sicuri, distinti, sia per le mamme che stanno bene e sono la maggior parte per fortuna, sia per le mamme che presentano dei sintomi o dei sospetti di Covid, sulle quali noi abbiamo strutturato proprio dei percorsi specifici per la sicurezza della mamma, del neonato, degli operatori in questo momento molto importante per anche la vita della famiglia. C'è una ristrettezza generale in quelle che sono le misure che normalmente noi adottiamo, però è per la sicurezza della popolazione. Contrariamente a quello che accadeva prima del Covid, quindi un contatto molto stretto con la mamma, con il papà, insomma, del nascituro, oggi come quando il bimbo viene al mondo come ci si deve comportare? Noi ci comportiamo, se non ci sono problemi, in una maniera abbastanza normale. È ovvio che abbiamo delle restrizioni nei nostri percorsi, come dappertutto l'accesso all'ospedale è limitato anche nei confronti degli accompagnatori e dei partner, in questo caso è leggermente limitato nel momento della degenza, mentre garantito nel momento della nascita, per cui il papà è presente al momento della nascita del proprio bambino. Nel caso di una mamma positiva come si deve comportare? Nel caso di una mamma positiva cambia tutto. Noi abbiamo un percorso dedicato in cui la mamma viene assistita dall'equipe e il babbo purtroppo non può essere presente in quel momento, perché abbiamo bisogno di avere un momento di assoluta sicurezza per tutti. E quindi abbiamo una sala parto dedicata, una sala cesareo dedicata e delle camere di degenza dedicate a queste persone. Allora, la mamma può allattare. In base alla situazione che noi ci troviamo davanti, possiamo concordare con la signora di mantenere il neonato in camera con lei o altrimenti separarli per poter garantire la sicurezza della mamma e anche del neonato. In questo caso l'allattamento viene comunque garantito attraverso la spremitura manuale del latte.